dice io lei non si è più laureato perché? Perché lei ormai era la diva nel suo campo e non voleva fare una povera miseria, e voleva che aveva anche una cifra ben precisa, quella che Salis ha proprio documentato finitamente in queste foto, cioè era sempre, aveva un disincanto soave, olimpico, in qualunque passaggio dei film, anche più alto, aveva una serenità, una innocenza addirittura, malgrado le sedie più o meno torride che faceva, aveva soprattutto, e lo si vede, quel sorriso ironico e sognone della Mona Lisa. Stavo per dirti dopo la Gioconda. La Mona Lisa, che era perché aveva, faceva con grande serenità, era proprio, visto che era titolato la casta di Casta Diva e Porno Diva, questo è il mix che ha determinato il suo grande successo nell'immaginario del pubblico italiano. Sì, certo, era questo. Lei così sta rispondendo agli sguardi concupiscenti o sognanti dei suoi ammiratori, ma risponde così con una grazia, una serenità che mescolava contemporaneamente la castità e l'altro, il torrido. Ultima domanda, chi sarebbe oggi Moana se fosse viva? Ancora una star, una produttrice, oppure non lo so, avrebbe cambiato completamente? Ma non lo so, sto cercando, perché so che anche la mia attrice, per aver fatto il primo metodo, definita una povera diva, dagli ambienti accademici, quelli cose, non lo so, c'è una confusione di linguaggio, però tra le esistenti, nell'ambito no, se fosse viva oggi, che cosa sarebbe secondo te Moana? Ancora l'altro, oppure un'altra cosa? Il sindaco? Parebbe sindaco, politica.